Quello poi la mia.
Abbiamo adottato un decreto legge contenente delle misure in materia di contenimento e gestione di questa emergenza epidemiologica. Sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. Possiamo e dobbiamo avere fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Dobbiamo e possiamo aver fiducia nell'Italia. Abbiamo creato due aree, una che riguarda del paese la regione Lombardia e varie province. Applichiamo un regime e delle misure restrittive più rigorose. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. I've therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani. Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio. Ci chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi, però Tu, Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. Purtroppo le persone decedute sono 969. Ho appena firmato il nuovo DPCM che proroga l'attuale regime delle misure così come sono state disposte sino al 13 aprile. E noi inizieremo ovviamente a valutare ed abbracciare anche la prospettiva di entrare nella fase 2. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 85.388. Con cui proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio. Persone attualmente positive di 98.269. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, iniziato circa una settimana fa. Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale che non ci sarà tolto, il diritto alla speranza. Martedì 14 aprile riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi, soprattutto quelli per neonati, per i bambini. Oggi registriamo 464 nuovi deceduti. Avete manifestato tutti, da nord e sud, forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Inizia la fase 2, inizia per tutti, la fase di convivenza con il virus.